Bentornati a un nuovo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità. Anche oggi torniamo da voi con nuove storie che parlano di aziende, realtà, associazioni del territorio e non solo, che fanno della sostenibilità veramente un pilastro fondante. Oggi andiamo a parlare di una realtà molto interessante che si occupa di consulenza in ambito della sostenibilità e parliamo di Atlante Group. Diamo quindi il benvenuto a Simone Pasquali. Benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, è un piacere avere qui questa realtà, la realtà di Atlante Group, perché sostenibilità, la parola sostenibilità per voi è un po' scritta nel DNA, diciamo, nascete con questo, insomma, con questo vantaggio, sia quello di parlare veramente a 360 gradi di cosa è sostenibile e cosa no, e aiutate le aziende a capire anche la loro natura. Certo, Atlante nasce circa un anno e mezzo fa e nasce perché ci rendiamo conto che le aziende hanno bisogno di essere aiutate a capire che cos'è la sostenibilità, come la sostenibilità cambierà il loro modo di lavorare e il mercato in cui lavorano e il sistema di competenze che devono avere per stare in quel mercato. Ecco, essere sostenibili al giorno d'oggi per realtà che magari parlano sì di sostenibilità, ma sappiamo anche che la parola sostenibilità è usata tante volte anche a sproposito. Ecco, come può un'azienda definirsi davvero sostenibile? Essere sostenibili significa tante cose effettivamente. Da un lato significa avere un'organizzazione che è orientata non solo al raggiungimento degli obiettivi di breve termine o di medio termine, cosa abbastanza normale per le nostre aziende, ma significa contemplare anche e mettere in equilibrio gli obiettivi di lungo termine. Essere sostenibili significa anche esserlo attraverso i propri prodotti, significa avere prodotti inclusivi, significa avere prodotti a basso impatto ambientale, significa gestire i propri prodotti, avere un modello di business che guardi avanti nel tempo. Ecco, quali sono i percorsi, se dovessimo parlare appunto di percorsi guidati da voi per rendere un'azienda sostenibile o comunque per certificarla come tale? Beh, allora, non esiste in realtà un solo percorso che accompagni le aziende verso la sostenibilità. La prima cosa da capire è da quale porta entra la sostenibilità, la domanda di sostenibilità nell'azienda. Ad esempio, per quanto riguarda il settore della moda, entra attraverso dei vincoli normativi sempre più stringenti. Per quanto riguarda il settore dell'automotive, attraverso uno shift verso la mobilità tradizionale, verso quella elettrica. Pensiamo al settore food, è il mercato, il cambio degli stili alimentari che sta imponendo dei cambiamenti. Naturalmente non dipende solo dal mercato, dipende anche da dei vincoli normativi. Oggi le aziende si devono misurare con l'obbligatorietà della reportistica di sostenibilità, con un certo tipo di dialogo che devono avere con le banche. Beh, sono tantissime le porte da cui può entrare il tema della sostenibilità in azienda, ma il primo passo sempre per tutte è capire il loro livello di preparazione. Ecco, poi oltre alle banche, oltre insomma a tutte le varie normative che chiaramente impongono una determinata linea, ecco, anche i clienti delle stesse aziende sono sempre più interessati a questo tema. Senz'altro, ne abbiamo le riprove ormai da qualche anno, è un trend ormai consolidato. I consumatori sono disposti a pagare di più i prodotti che abbiano determinate caratteristiche. Quali caratteristiche? Ovviamente dipende dal settore. Con una attenzione importante, i consumatori non accettano di essere presi in giro. Quando un'azienda dichiara determinate performance o dichiara uno stile manageriale, deve dimostrare esattamente che è quello che fa tutti i giorni. Ecco, come si fa anche a distinguersi in un mercato che è sempre più, invaso anche non solo da consulenti, da altri consulenti, ma anche da chi si spaccia come tale, magari invece, diciamo, non è proprio il suo lavoro? Questo è un problema di maturità del mercato della consulenza, in questo senso, che è presidiato da tantissimi soggetti. Alcuni lo stanno affrontando con il sistema di competenze e con l'approccio commerciale giusto, altri probabilmente in questo momento hanno bisogno di capire meglio come interpretare questo ruolo. È un processo di selezione quello che succede a tutte le aziende nel mercato in cui operano. Ma guardi, per quanto riguarda noi
ci definiamo abilitatori di sostenibilità. Noi semplifichiamo la vita delle aziende, vogliamo rendere il tema della sostenibilità facile, comprensibile e soprattutto funzionale agli obiettivi di generazione del valore. Ecco, dottor Pasquali, una domanda un po' personale, però insomma lei il tema della sostenibilità diciamo lo mastica da tanto tempo. Ecco, io vorrei sapere com'è che l'ha anche vissuta, ha vissuto questa evoluzione in questi anni in cui la sostenibilità è passata dall'essere un po' un argomento di nicchia a un argomento invece che ci riguarda tutti. Beh, ha ragione, in realtà la mia esperienza parte dagli studi in giurisprudenza e da una specializzazione in diritto dell'ambiente. Mi sono occupato di ambiente, di rifiuti, di energie rinnovabili, di ciclo dell'acqua, viene da lontano, ma dove ho capito che sostenibilità stava diventando un modello organizzativo per le aziende è stato attraverso degli studi negli Stati Uniti, un MBA che ho fatto diversi anni fa ormai. Da lì ho capito che stava finendo l'epoca della sostenibilità come approccio filosofico. Sostenibilità infatti è prima di tutto profitto. Ecco, andiamo adesso in conclusione a parlare un po' del futuro di Atlante Group, perché insomma è tanta la carne al fuoco e sono tante le iniziative messe a terra, ma nei prossimi anni quali sono anche le ambizioni dell'azienda? Beh, Atlante nasce da una storia di più di 25 anni di attività di manageriale e di consulenza a livello nazionale e internazionale. In realtà poi la società è abbastanza giovane, un anno e mezzo, ma in un anno e mezzo ha raggiunto più di 500 clienti, ha 4 sedi a Mantova, a Padova, a Carpi, a Roma, e il nostro futuro è anzitutto continuare a svilupparci sul mercato nazionale, che è il nostro mercato domestico. Il futuro noi lo vediamo anche in un'ottica di aggregazione, proprio per aiutare le aziende a semplificarsi la vita. Atlante Group nasce con l'idea di essere il punto di contatto per le aziende che possano mettere a terra tutto il sistema di consulenza legato alla sostenibilità. E insomma, diciamo che i progetti ci sono, il futuro sembra abbastanza definito, anche se poi insomma sappiamo che queste tematiche sono sempre suscettibili di cambiamenti da un giorno all'altro. Questo lo conferma? Questo glielo confermo, e questo sta diventando un problema per le aziende ed è molto impegnativo anche per noi. Oggi noi usiamo tantissimo del nostro tempo, tantissime delle nostre risorse nello studio e nel seguire l'evoluzione normativa. Si pensi che noi siamo in 65 persone e ne abbiamo 3 dedicate a seguire l'ufficio studi, proprio per essere sempre costantemente aggiornati in tutti i settori in cui operiamo. E quindi insomma bei progetti, tanta voglia di fare. Io dottor Pasquali la ringrazio per essere stato con noi, è stato un piacere e insomma un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille, è stato un piacere anche per me. Benissimo, allora anch'io vi saluto, grazie per essere stati con noi anche oggi, al prossimo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità.